tra gli argomenti costantemente all'ordine del giorno, se non altro perché ogni giorno la gente ne usufruisce. Parliamo dell'azienda trasporti, parliamo di autobus e tram, di un servizio che non va come dovrebbe e che sinceramente non si può nemmeno risolvere con la bacchetta magica. Tra consiglieri ed esperti, veri e improvvisati, le riunioni si susseguono. All'ultimo incontro, in ordine temporale, ha partecipato anche l'ex assessore regionale alle infrastrutture Nino Bartolotta. La vicenda non si risolve se da Palermo non arriva un aiuto concreto, poi ovviamente diventa fondamentale la buona amministrazione. Messina deve ancora far tanto. Sì, deve far tanto, deve iniziare con una politica, ritengo, di risanamento di quella che è appunto l'azienda trasporti, la municipalizzata. Credo che stiano già lavorando in questo senso. Certamente ora è il momento di dare risposte. Abbiamo superato, io credo, la fase, quella più critica, che era quella del dicembre scorso, quando grazie alla collaborazione con l'assessore Cacciola siamo riusciti a sbloccare circa 3 milioni di euro che hanno dato una boccata d'ossigeno. È ovvio che adesso ci vogliono delle riforme strutturali all'interno dell'azienda, perché altrimenti non credo che possano affrontare in maniera pacifica un'adeguata riorganizzazione dei servizi. Un'analisi dettagliata della situazione è stata fatta dall'ex revisore dei conti dell'ATM, Pippo Frisone. Bisogna immediatamente disinnescare perverse dinamiche di emergenza perpetua, creare stabilità nel quotidiano e da qui programmare il futuro. I numeri dicono che c'è anche una massa debitoria importante, questo può influire sulla programmazione? Sì, la massa debitoria è quella che si è risaputa, praticamente la massa debitoria è intorno a 20 milioni, escludendo però il trattamento di fine rapporto. E questa massa debitoria non dico che si può recuperare con un colpo di bacchetta magica, ma bisogna programmare sin da oggi a fare un'operazione di rientro, e le potenzialità, se l'azienda cambia rotta, ci sono.